È tutto pronto, questa grande festa sta per tornare, non mancherà il gioco della vita inserito nelle 15 eccellenze del MIBACT, ci racconti tutto. Sì, siamo davvero contenti, quest'anno abbiamo aggiunto ulteriori segmenti, che è quello prestigiosissimo di Palazzo Ducale, il Teatro di Corte, e c'è questo così tentativo di portare a quattro la festa. Intanto partiamo con il pomeridiano e il serale a Palazzo Ducale, poi vedremo per il prossimo anno e si concluderà appunto il 14 sera nella suggestiva cornice di Borgo Mercatale con la rappresentazione del gioco della Ita, come appunto ha detto lei, riconosciuto tra i 15 giochi storici più belli d'Italia. Quindi questo ci inorgoglisce veramente e ci sprona a fare sempre, sempre meglio per questa nostra amata città. E si concluderà la festa anche con questi bellissimi giochi rinascimentali, no, di fuochi, per cui invito tutti i telespettatori a non mancare alla festa del Duca, perché il programma è densissimo, ci sono più di 60 spettacoli al giorno, e quindi 12, 13 e 14, si entra dalle 10 di mattina, ci sono laboratori aperti, danze, pittura, spettacoli per bambini, per arrivare poi fino alle prime luci dell'alba con spettacoli, e anche questa notte del Duca con spettacoli fino proprio all'alba. Ci sarà anche un'anteprima, una grande sinergia di tutta la città, quindi spieghiamo un po' quella che è l'anteprima. E un'altra grande chicca oltre al teatro sono gli aperitivi danteschi. Cosa sono? Gli aperitivi danteschi sono degli appuntamenti fissi alle 11 e alle 18 che danno un'altra atmosfera appunto a chi visiterà il Palazzo Ducale, perché troverà attori professionisti accompagnati da musicisti altrettanto bravi e prenderanno delle piccole, delle pillole di Dante, quindi dall'Inferno, Purgatorio, Paradiso, dei frammenti di letture, delle piccole performance con la degustazione poi di vini speziati, Ippocrasso, nel cortile del Pasquino. E poi abbiamo questi grandi spettacoli, il 21 appunto alle ore 21, l'11 Alessio Boni, la giornata è dedicata a Shakespeare, il giorno seguente invece la giornata è dedicata al Boccaccio, ci sarà David Rondino, e poi la terza sera ci sarà appunto una rappresentazione fatta da Tombini, e farà Dante, e quindi ce n'è per tutti i gusti. Ci saranno delle presentazioni del professor Piersanti e del professor Gualtiero De Santi, e quindi veramente invito tutti alle ore 21 a Palazzo Ducale, che sicuramente non rimarrete delusi. Quest'anno torna uno dei grandi spettacoli della festa del Duca, la vostra caccia al tesoro. Allora, quest'anno sì, ritorna la caccia al tesoro. Io vorrei dire su questo: nel 2011, il 2 gennaio del 2011, eravamo a cena a casa mia, Tiziano Mancini, io e Francesca Crespini. E mentre, adesso non voglio usare termini volgari, così ci divertivamo a dire un po' stupidaggini, ci viene questa idea della caccia al tesoro, ma proprio viene mentre eravamo lì anche un po' bevuti. E questa cosa ha funzionato, perché dal 2011 la caccia al tesoro è un elemento importante della festa del Duca, e la festa del Duca è un format perfetto per la nostra caccia al tesoro, perché è una competizione mista tra il noir, la rievocazione storica e la caccia al tesoro. Da quel momento siamo diventati abbastanza famosi, perché ci siamo strutturati, abbiamo creato un'associazione e abbiamo prodotto tante iniziative, l'escape room, il comizio, Urban Night, fino ad arrivare a queste cene con Delitto, che sono un po' il nostro fiore all'occhiello, il nostro successo. Però è vero che noi ci chiamiamo caccia al tesoro. E chiaramente quello che è forse il segreto è che i primi a divertirsi in tutte le cose che facciamo siamo noi, dobbiamo essere noi a divertirci, quindi cominciamo qualche mese prima a pensare anche, non soltanto alle novità, in primis all'assassino, chi può essere, dove può essere, ma anche a proporre delle novità rispetto al canovaccio classico. Per cui sicuramente anche quest'anno ci saranno delle novità, quindi i concorrenti non dovranno più soltanto indovinare i luoghi dove si nascondono i personaggi, ma grazie appunto agli attori della nostra compagnia superare delle prove, dei test che possono essere dedicati sia alla cultura che alla destrezza, all'abilità o anche solo alla fortuna. Sempre la regione è vicina a questa festa così importante per la città e per l'intera regione.
Beh sì, la festa del Duca di Urbino è uno degli eventi più importanti dal punto di vista culturale e turistico per la città di Urbino, ma direi per l'intero territorio, per l'intera regione. Urbino è un palcoscenico straordinario, la città dell'UNESCO, è una città che ha una lunghissima storia, una delle perle del Rinascimento italiano, e quindi fare una rievocazione storica in un luogo come questo ha sicuramente un valore e una dignità maggiore. Vorrei sottolineare l'importanza del biglietto integrato che è stato messo in campo per l'evento con il Palazzo Ducale, con il direttore Hofreiter, per dare la possibilità ai turisti e anche ai visitatori, agli ospiti, agli spettatori della festa del Duca di poter visitare anche il Palazzo Ducale. Quindi il Palazzo Ducale è sempre di più aperto e sempre di più accogliente, che tra l'altro accoglierà anche una parte del programma dell'evento. Quindi sicuramente questa iniziativa è un'iniziativa importante, un'iniziativa di accoglienza turistica ma anche di promozione, perché dà visibilità alla città, dà visibilità al territorio, e tutti coloro che verranno ad Urbino potranno godere di questa bella iniziativa, ma anche del contesto storico, culturale, artistico che questa straordinaria città offre non solo alla Regione Marche, ma direi all'intero paese, all'intera comunità planetaria.